Supercoppa 2017, l'Olimpia Milano batte Trento e vola in finale, 74-65. L'Olimpia Milano si aggiudica la prima semifinale della Prozis Supercoppa 2017, battendo Trento e accedendo così alla finale, in attesa della vincente del match tra i campioni d'Italia di Venezia e Sassari. Prestazione monstre dell'americano Goudelot, autore in totale di 24 punti, 5 rimbalzi catturati e un assist. I ragazzi di Buscaglia, nonostante la buona prova del nuovo arrivato Beanau, non riescono ad arginare le forti individualità meneghine, risultano imprecisi dalla lunetta e cedono il passo verso la finale agli avversari. Tra le file di Milano degna di nota anche la buona prestazione di Teodore, con valutazione complessiva di 10. Pianigiani schiera Teodore playmaker, Goudelot e Mikov esterni. Completano il quintetto titolare Mbaye e Cousin. Il coach trentino Buscaglia risponde con Gutierrez in regia insieme a Sutton, Alaforte, e Beanau, centro. Sul perimetro agiscono Childs e Gomez. Match equilibrato in avvio, ai primi punti di Trento, firmati da Gomis e Gutierrez, replicano Mikov e Goudelot, due volte, in transizione. Il primo break è meneghino, Teodore e Goudelot, incontenibili per la difesa trentina, segnano 9 punti, gli unici a trovare una risposta sono Beanau e Sutton. Dopo il canestro di Childs ancora meglio l'Olimpia, Mbaye trova i primi punti della propria gara, Flaccadori e Silins provano a contenere lo scarto ma la bomba dall'arco di Teodore ferma il punteggio, a fine primo periodo, sul 20-13. Riparte forte Milano dopo la prima interruzione, i neo entrati Bertans e Gudaitis si infilano in pochissimo 5 punti. Dopo il primo break, l'attenzione difensiva di Cinciarini e compagni si abbassa e ne approfittano subito gli uomini di Buscaglia, Sutton, Gutierrez e Beanau firmano il parzialone di 0-8 di Trento. Jefferson sblocca il digiuno dell'Olimpia con una tripla, Beanau replica dal campo ma il solito Goudelot sposta ancora gli equilibri. La guardia americana segna 9 punti e spinge forte avanti i suoi, Beanau è l'unico a trovare la via del canestro per la Dolomiti, a fine primo tempo Milano è sopra di 12 punti, 39-27. Inizio di secondo tempo energico di Trento, Childs e Sutton firmano il 6-0 degli uomini di Buscaglia, Mbaye prima fa 2-su-2 dalla lunetta, poi segna da 3 punti. Continui botta e risposta da ambo le parti intorno a metà frazione di gioco, Forrai e Sutton trovano nuovi punti per Trento, le repliche sono tutte di Bertans, Goudelot e Teodore, l'Olimpia è di nuovo avanti in doppia cifra. Nel finale ancora una fiammata meneghina, dopo il canestro di Baldi Rossi l'Olimpia scappa avanti, Bertans, chirurgico dall'arco, segna altre 2 triple, Cousin inchioda su assist di Teodore, 59-44. Ancora meglio Trento anche all'inizio dell'ultima frazione di gioco, con le 2 triple di Franca e Silins gli uomini di Buscaglia si riportano sul meno 8, Gudaitis subisce fallo e fa 2-su-2 in lunetta. Tra i 2 canestri di Childs, Milano infila ancora 2 triple con Goudelot e Mbaye. I 5 punti in fila di Gudaitis e Mikov a pochi minuti dalla fine sembrano una sentenza sulla gara ma Beanau, Gomez e Silins infilano il controbreak di 0-8 e Buscaglia chiama il time out per riordinare le idee. L'ultimo canestro della gara è del MIP Goudelot. Milano vince 74-65 e vola in finale.